Manipolazioni a più non posso, ma tutti ricchi con GameStop, tutti ricchi con i pump and dump che il mondo della old economy scopre in questa settimana con l'evento che è successo su GameStop, ragazzi, uno short squeeze che è una tecnica di manipolazione del prezzo per andare contro chi fa mercato short, fargli chiudere le posizioni. Adesso lo vediamo, ve lo spiego bene. Insomma, in parole povere, è stata organizzata questa super manipolazione di una azione attraverso un gruppo Reddit che è un'azione di GameStop, GME, e il mercato old scopre questo evento, un evento manipolatorio che esiste sui mercati da una vita, ragazzi, lo fanno in continuazione, solo che gli istituzionali o chi lo fa ogni tanto, anche in Italia l'hanno fatto diverse volte con alcune stocks, sa farlo in maniera abbastanza nascosta e quindi non si vede. Questo evento invece che è andato sulla bocca di tutti nell'ultima settimana è stato organizzato da un gruppo Reddit, siccome è diventata famosa e simpatica, anche ad essere sinceri, questa vicenda, allora a quel punto ha destato veramente tanto scalpore. Però come si riconosce uno short squeeze, come si fa a vedere quando avviene, quali sono gli indicatori, ma poi soprattutto sono giuste queste cose, non sono giuste, ragazzi, perché un quesito lo pongono e lo pongono in maniera estremamente importante. La manipolazione non era solo nel mercato cripto, oppure no, ma davvero adesso è diventato invece anche una cosa possibile nei mercati old? C'era da una vita, ma nessuno lo dice mai, ragazzi, sempre ad addossare le colpe ai mercati delle cripto, quando forse ci sarebbe da dire un'altra cosa: sono meno manipolati di altri mercati, perché se un mercato è libero, se un mercato non creato, non è sostenuto a volte anche, perché no, da grandi istituzioni, forse è quello meno manipolato, sì o no? Bah, insomma, ragazzi, andiamo a vedere un po' di grafici, perché vi faccio vedere la vicissitudine di GME e questa barzelletta, chiamiamola così, che è diventata, ovviamente, ragazzi, questo è chiaro, non c'è bisogno neanche di dirlo, nessuno deve andare a fare investimenti su titoli di questo tipo se non si vuole divertire con roba di decine di euro, quindi non si parla in nessun modo di investimenti, non si parla in nessun modo neanche di trading, perché sono delle scommessine, ragazzi, come se giocate una scommessa sulla vostra squadra del cuore, non ha alcun tipo di logica nell'ambito del portafoglio, degli investimenti e di qualsiasi altra cosa. Anche se c'è da dire che anche i cripto investitori possono scommettere su GME, ragazzi, a me la cosa ha fatto ridere, ve la mostro direttamente con uno dei miei broker sul mercato di cripto, che è quello più adatto, diciamo, a fare queste manipolazioni, queste speculazioni, cioè FTX. Ragazzi, vi lascio come sempre il link in descrizione, perché FTX è un bellissimo broker exchange cripto che vi consente di fare una serie di operazioni anche sui mercati old, ma non è solo questo, è anche, diciamo, un mercato estremamente pieno di nuova tecnologia per operare in ambito trading, quindi l'ho usato già diverse volte per altre cose, non certamente per questo, ragazzi. Però addirittura da un paio di giorni hanno messo tutti i titoli che sono in short squeeze proprio per fare, insomma, palesemente soldi con FI, ragazzi, questo ve lo dico in maniera molto chiara. Allora, ecco GME tradabile da chi ha FTX, che insomma potete aprirlo anche per l'apertura delle cripto, ragazzi. Allora, qui grafico a un'ora, vedete quello che sta succedendo, perché è aperto poche ore fa aveva toccato prima dell'apertura dei mercati americani, aveva toccato $520, quindi se qui andavate in short, ragazzi, avete portato il 100% in profitto. E nelle new stocks ha inserito anche le altre, che sono BB, che vi volevo anche fare vedere, BlackBerry, anche BlackBerry sta subendo queste
questo evento, e poi Nokia, la benamata Nokia, che ancora esiste, anche se poco, insomma, la inserite, vabbè. Allora, a parte FTX che fa queste cose inserendo, diciamo, tutte queste, questi derivati che potete andare a tradare, andiamo invece a capire intanto che cos'è questo short squeeze. È una tecnica di trading, ragazzi, che si usa per manipolare il mercato. Si fa in una maniera molto semplice, si ci mette d'accordo nell'andare contro una posizione che è di un trend di un titolo che è fortemente ribassista. Quando un trend di un titolo è fortemente ribassista ed è nei mercati hold, quasi sicuramente ha qualche fondo azionario, ha delle posizioni short contro quel titolo. Ce l'ha perché probabilmente l'analisi fondamentale gli ha indicato che quel titolo è a pezzi da un punto di vista di bilancio. In effetti GME, GameStop, è un titolo di questo tipo perché fa praticamente perdite in sostanza di utili, quindi non guadagna danni, quindi perde. E poi, a parte questo, insomma, c'è un problema legato anche al discorso della questione dei gamer, legato al fattore che moltissimi non comprano più i giochi nel negozio fisico ma li scaricano online perché è più comodo. Quindi c'è anche un problema legato, quindi, al futuro dell'azienda, quindi non soltanto al problema degli utili. Si trovano quindi aziende di questo tipo che sono pesantemente shortate da grandi fondi e si va contro quelle posizioni facendo invertire il trend, perché se si ci unisce tutti insieme, ragazzi, anche contro un fondo si può andare tranquillamente. Quindi si può creare questa tecnica mettendoci d'accordo con le piattaforme moderne, come è stato fatto per esempio su Reddit per il caso GME. Si va contro il trend principale, a un certo punto il fondo è costretto a chiudere le posizioni che ha in portafoglio per evitare di subire perdite su perdite. Questo crea il famoso rimbalzo, il famoso, anzi ve lo faccio vedere sul grafico, ragazzi. Ok, questo è un grafico che è quello di GME, e lo vediamo direttamente. Praticamente ogni volta che il fondo in questione sono costretti a chiudere le loro posizioni al ribasso, avviene l'impennata. Vedete che è quello che noi nei mercati cripto chiamiamo pump, in sostanza. Perché avviene questa impennata? Perché le posizioni short vengono chiuse. Nel momento in cui vengono chiuse devono essere ricoperte. Cosa significa ricoperte? Devono essere comprate le azioni che ho venduto allo scoperto, quindi devo andare in buy, ragazzi. Quindi è praticamente una tecnica attraverso la quale io vado a immettere dei buy sul mercato, e man mano che immetto questi long 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 costringo chi sta vendendo a chiudere le sue posizioni scoperte, quindi a ricomprare, quindi a aggiungere long, e questo crea un super candelone gigantesco, ragazzi. Questo era un TF a un day, adesso ve lo faccio vedere a livello settimanale quello che è avvenuto su GameStop, tralasciando ovviamente i normali ria che sono quelli, insomma, dal post covid, ragazzi. La manipolazione avvenuta qui in 3 settimane, dall'11 gennaio 1, 2 e 3, e vedete in maniera molto chiara questa struttura manipolativa che porta questo titolo da $20 come range di prezzo, lo porta addirittura a 500 questa pomeriggio, con un 2000 e passa per cento di rendimento. Ma non è l'unica, perché non è l'unica azione che ha subito questo atteggiamento solo in questi ultimi giorni. Ce ne sono state diverse, ragazzi, perché queste cose su alcune tipologie di stocks avvengono di continuo, proprio perché, anche come il mercato cripto, anche le stocks, soprattutto quelle sottili, per esempio le penny stocks, subiscono manipolazioni di questo tipo ogni giorno. Questi mercati sono stramanipolati, ragazzi. Ok, e andiamo a vedere, vi faccio anche vedere le altre, per esempio in questa settimana, come BlackBerry, stesso identico discorso, la nostra amata Nokia. Guardate che disastro praticamente in questa settimana, una boom incredibile. Questo è un OTC, quindi i prezzi sono un po', diciamo, più instabili del normale, però è arrivata fino a 10 per poi ritornare a 4. Vedete, queste sono piene manipolazioni, ragazzi, che insomma sono palesemente adatte a mercatini delle scommesse. Ma non è detta qui oggi, ragazzi, non potevo non metterla, perché
le cripto sono originali, diciamo anche questo, ed è vero che ci sono queste manipolazioni. Dogecoin oggi ci spara un 160% con lo stesso identico atteggiamento. C'è da dire che Dogecoin fa queste cose già da un po', ed è da marzo che ha un trend iper rialzista nei confronti del dollaro con delle cifre astronomiche, perché ha fatto a oggi il 978% da marzo. Vabbè, comunque, a parte questo tipo di rialzi, anche i mercati cripto sono soggetti, e queste tipologie di manipolazioni sono costanti e continue sul mercato. Ma chiediamoci anche un altro discorso: chi ci perde e chi ci guadagna in queste cose? Perché andare a fare una scommessa di questo tipo, intanto, non è un investimento, ragazzi. Quindi, se noi dobbiamo andare a giocare o a parlare relativamente a questo tipo di attività per dedicare il nostro tempo, diciamo, al gambling, quindi alla parte per fare scommesse, ci può anche stare utilizzare questo tipo di situazioni per poter scommettere e guadagnare qualche centone. Però, ragazzi, non potete fare investimenti utilizzando queste tecniche, perché ci lasciate le penne. A parte questo, e poi ovviamente, ragazzi, non andate a mettere su $10,000, $20,000 su questo tipo di azioni che non valgono veramente nulla, perché hanno delle analisi fondamentali ridicole. E quindi andare a comprare un'azione del genere con grandi cifre sarebbe una follia. Quindi, se da un punto di vista di gestione dell'investimento può essere divertimento, da un punto di vista invece di cultura e di formazione finanziaria è una tragedia, perché magari si va a innescare anche un concetto negli investitori, soprattutto nei giovani che sono dentro questi gruppi, si va a innescare il concetto della scommessa e del mercato finanziario come scommessa, cosa che è terribile, perché poi si innesca anche un problema psicologico che non è da poco, ragazzi. Quindi, se volete andare a divertirvi, sicuramente sì, però ricordate sempre questo concetto. C'è poi un altro argomento che volevo approfondire in questo video. Allora, le manipolazioni, il pump and dump, noi lo chiamiamo nel settore cripto, short squeeze in questo caso lo chiamano nel settore hold. Il mercato sta sempre più andando verso un concetto molto chiaro ed evidente. I social e tutte le piattaforme social consentono alla massa di manipolare il mercato come un grande fondo, e soprattutto i concetti di leva che sono presenti in questi mercati, che consentono ai grandi fondi di fare short su short utilizzando dei meccanismi complessi di leva, ragazzi, lasciamoli stare, però vi assicuro che sono così. Sono a rischio questi meccanismi, perché nel momento in cui la massa si mette contro un hedge fund, magari può andare in effetti a innescare una spirale di perdite notevole. Quindi, un po' Davide contro Golia, che diventa forse Golia contro Golia. Questo è il discorso, ragazzi. Sempre di più i mercati hold sono soggetti a queste cose. Se la manipolazione non arriva dagli hedge fund, arriva addirittura dalle banche centrali, perché il mercato hold in questo momento è il mercato più manipolato della storia, con la più grande manipolazione mai avvenuta nella storia dei mercati, cioè quella dell'emissione di liquidità della Federal Reserve. Quindi queste benedette manipolazioni del mercato indicano anche una cosa fondamentale: sempre di più diviene importante conoscere le tecniche di gestione di questi investimenti. È sempre più difficile per quanto riguarda il piccolo investitore saper discernere fra quello che è valore vero e valore non vero. È questo il grave, grave problema che dovremo affrontare nei prossimi anni, ragazzi. E qui anche sempre i detrattori di Bitcoin e i detrattori della criptovalute che parlano di valore sì, valore no. Valore in cosa? Bitcoin dietro a una tecnologia, Bitcoin dietro a una idea
di futuro, a un'idea che cambia effettivamente le carte in tavola. Qui in questioni del genere, ragazzi, cosa c'è? Assolutamente niente. Così come assolutamente niente c'è anche nelle quotazioni di alcuni titoli che sono i top del mondo di Nasdaq, per esempio, ragazzi, e non facciamo nomi, ma è la stessa identico discorso. Il 2021 sta indicando in maniera molto evidente, cioè 2020, anzi 2021, che la finanza si sta spostando sul concetto del principio riflessivo in maniera molto più massiccia rispetto al passato. Se questi ragionamenti erano un po' precursori qualche anno fa, stanno diventando sempre più immediati. Stiamo praticamente inventando un mondo, che è quello della finanza, che è totalmente sconnesso e sempre più incontrollabile rispetto alla realtà, realtà che non c'ha, proprio non ha nessun rilievo, nessuna tangibilità con il mondo della finanza. E allora, in tutto questo marasma, io una cosa ve la dico: a me sembra quasi rischiare di meno avendo Bitcoin in portafoglio che questa roba qui, che è diventata carta straccia in alcune situazioni. E ovviamente sono molto investito sul mercato hold, ragazzi, come tutti quelli che hanno un patrimonio da investire, perché non è corretto mettere solo in cripto, però ve lo dico in maniera chiara qui, non l'ho mai detto magari sul canale, ma questo è un video così, insomma, di polso, di riflessione da cuore. A volte mi sento più sicuro ad avere Bitcoin in pancia che azioni americane. A voi vi dà questa impressione? Scrivetemelo nei commenti, come sempre. Ciao ragazzi, e insomma GME continua a salire. Facciamolo anche noi uno short squeeze. Organizziamo. Prendiamo una coin e la facciamo schizzare alle stelle. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.